chiama Swiss. È tutto a posto? Sì, è una bomba. Sì, eh? Sì. Senti, fammi il piacere, dammi la 5 per il carburatore. Ti ho chiesto la 5. È la 6 che ci vuole. C'è ragione, sti ragazzini d'oggi. Caffè. Vado. Aio! Mannaggia, è possibile che non riesci mai a far caffè senza scottarti? T'ho detto di prendere uno straccio, così, guarda. Aio! Ma che te ridi? Basta. Tutta questa educazione per niente. Basta. Sicuro? Sì. Ascolta. Ma l'hai fatto tu? Sì. È uno schifo. Vabbè, prendi i libri, va. La lezione la sai? Eh? Ciao, mamma. Tu sta qua, da un'occhiata finché non ritorni. Ciao, ciao. Saluta e se ne va in licenza. E sto biglietto per ricordarvi che sono alla pensione Acqua Sparta a Vico Equenza. Prefisso 081 Apunes, telefono 2530. E per ricordarvi che per nessuna ragione voglio essere disturbato, solo nel caso che arrivasse la promozione oppure se per qualche appuntamento intimo mi telefona Sofia Loren.
Brigitte Bardot o Laura Antonelli. Commissa, andate in compagnia. Oi, quella cosa là, ai cani si vede, agli uomini si suppone. Mi sono voluto scomodare. Ah, grazie, grazie, grazie. Grazie. Commissario Magrini, è per voi. Oh, santa Nunziatina mia. E sta a vedere che pure questa volta mi fottene in vacanza, eh? Dica, Quenza, è stata buona. Sì? Sì, sì, signor Questore. Ma l'hai trovato sto numero o no? Lo oh, sai pazzi, noi no. Andiamo, andiamo, andiamo a bellezza, andiamo. Grazie. Se volete che telefoni io. Pronto, vorrei parlare con l'ingegnere Filippini. Ah, è uscito? Allora, c'è sua moglie? Nemmeno la signora contessa. Ah, pure la contessa è uscito. Ho capito, e chi parla personalmente? Il maggiordomo. Hai capito, tenuto pure un maggiordomo, chissà. E scusate, dove potrei trovare l'ingegnere Filippini? In cantiere. Ah, in cantiere, e dove sta? In via Mantegna. Ok, grazie. Vabbè, allora da questo qua mo ci va chi è? Hai trovato quell'altro? C'è un garage qua di dietro. Vabbè, telefono. Giovino, passami l'ingegnere Filippini, sono il commissario Magrini della squadra mobile. Ciao. Pronto? Un minuto. Il commissario Magrini della mobile. Bene, commissario, mi dispiace molto, ma l'ingegner Filippini è occupatissimo. Posso prendere il messaggio per lui? Ah, vuole parlare con lei. Dice che è urgente. Va bene, commissario, può salire allora. Sì, grazie. Magrini? Sì. Ha detto squadra mobile, vero? Sì, squadra mobile. Non saranno mica quelli delle tasse, no? No, non sono quelli delle tasse. Non credo che abbiamo niente a che fare con lui. Ah, beh, no, direi di no. No. Ah, in paradiso siamo arrivato. Dovrei parlare in maniera privata, se è possibile. Scusi. D'accordo, ingegnere. Io sono di sotto. Se ha bisogno di me, mi chiami. La chiamerò. A più tardi, commissario. Scusa. È successo qualcosa che riguarda personalmente la vostra famiglia? Qualcosa è successo alla mia famiglia. Mia moglie, mio figlio. Ha avuto un incidente. Antonio. Sì, però sta bene. È stato rapito. Me lo hanno rapito, insomma, commissario, parli! Come? Quando? Dove? Ma
fa il favore di lasciarci soli adesso. Non è stata colpa tua, lo so, lo sappiamo tutti. Quindi, ora va a farti un bel caffè e cerca di riposare. I domestici, gente fidata. Tutti di casa, fidati, attaccatissimi. Ma poi che cosa vuol dire essere fidati? Di chi ci si può fidare? Proprio quelli più fidati, che sono quelli con la faccia più per bene, che poi... Cosa non fa la gente per i soldi? Che cosa non ho visto fare io per soldi? Non si può passare. Io sono il padre dell'altro bambino rapito. Ah, va bene. Accompagnalo dentro dal commissario. C'è il signor Colella. Ah, fallo passare. Prego. Buongiorno, signor Colella, ha visto che cosa hanno fatto i nostri ragazzi? Coinvolgere anche suo figlio. Come si può rubare bambini? I bambini, come si può rubarli? Come si può essere così spietati? E poi vuol dire rovinarli per sempre. Sa, sono proprio violenze, sono sciocche che rimangono dentro la vita per sempre. Adesso basta, grazie, ora calmati. Lasciati almeno insieme, io spero. Sì, perché se li hanno rubati insieme, vuol dire che sono insieme. Io credo che siano insieme, sono sicuro. Sono insieme, lo spero. Commissario Magrini. Colella. È uscito? Ah, sì, c'è già da 2 ore. È vostra moglie, lo sa. Mia moglie è morta qualche anno fa. Ah, scusate. Ma io non capisco, cioè, il figlio di una casa così... Si può capire, ma uno di... Uno come me, ma io che c'entro? E si vede che vostro figlio, per difendere il suo amico, ha intralciato il piano dei rapitori e li hanno presi tutti e due. Pronto? Centrale, abbiamo trovato la macchina. Signori, questo è il mio avvocato, signor Bonanni. Piacere, commissario. Commissario molto Magrini. Lieto. Mario... Colella. Lui è d'accordo con me che la polizia dovrebbe restare al di fuori di tutto ciò fino a quando non siano concluse le trattative. E lo stesso vale per la stampa. L'avvocato può dire quello che vuole, ma noi siamo qui per fare il nostro dovere. A meno che non ci vengano le solite pressioni dall'alto. Certo, ci pensiamo noi a coprirvi le spalle. So io a chi devo rivolgermi. Pronto. Commissario, è per voi. Ehi. Niente sangue. Ah, l'hanno ritrovato. Vabbè, mo venga, aspetta. L'Alfa è stata ritrovata sulla strada, sull'autostrada per Pescara. Abbandonata. È stata rubata ai mercati generali. Te l'ho detto io di non bere e di non mangiare niente. Chissà che schifezze ci avranno messo quelli nel latte. Apposta io, solo una mela. Che schifezze? A droga, no? Per i coglionicce. Vabbè, va. Dormi, che io intanto mi leggo il giornaletto. Non aver paura, eh?
Ammazza che musio! Ma che ti sarà mangiato? La trasmissione del giornale radio è terminata. Oh. È il figlio di un costruttore. Eh già, ma l'altro? Ma non hai sentito? Di un operaio. Ma perché lo hanno preso? E chi lo sa? Glielo potevi chiedere stamattina. Avevano una fretta. E adesso che si fa? E che vuoi fare? Quel moretto mica è scemo. Mangia solo la frutta. E tu, senza frutta lo fai stare. E se rompe, gli fai una bella iniezione e vedrai che si calma. L'importante è tenere i nervi a posto. Quella lì è gente capace di farsi stare così per una settimana o due. Una settimana? Ancora una settimana così, ma io divento pazza, io muoio, io... Gradisci un whisky? No. Lo voglio io un whisky! Io mi domando dove tu la trovi, tutta questa calma. Vogliono vedermi in ginocchio prima di incominciare a trattare, ma ancora non mi conoscono bene. Ma io ti conosco! E vorrei che in questa occasione tu ti comportassi, che tu subissi, che tu non pensassi a loro, a quello che sono, ma solo al fatto che hanno nostro figlio, chiaro? Sì, sì, è naturale. Senta, Colella, io sono addolorato per il suo ragazzo quanto per il mio. Lei mi crede, non è vero? Ma via... Grazie, ti ricordi quante volte ti ho detto... Ma che splendido ragazzo questo Fabrizio. Per me, mi creda, è proprio come un altro figlio. E anche di più. Così adesso che il fato ha unito i nostri ragazzi in questa storia orribile, è un bene che siano insieme. Io le giuro davanti a tutti e lei potrà rinfacciarmelo. Lei potrà rinfacciarmelo se mancherò di farlo, che d'ora in poi non farò più nessuna distinzione fra il mio Antonio e il suo ragazzo. Hanno giocato insieme, stanno passando insieme questa storia e da adesso in poi staranno insieme come fratelli. Può contare su di me. Mi prenderò cura della sua educazione fino all'ultimo centesimo. Non importa cosa mi costerà. L'importante è che torni, ingegnere. Ancora nessuna notizia. Il conte e la contessa vi pregano di diradare cortesemente le telefonate. Mille scuse e grazie. Ehi, hanno chiamato. Fanno sapere, vogliono sapere. Ma che devono sapere questo? Vengono qua di telefono, qua. Ecco, tutta la giornata così. Se quelli volessero prendere contatti, non li troverebbero mai. Ma quando pigliano contatto questi? Ma non li conosci come sono fatti? Quelli devono prima sfiancare la vittima. La devono sfiancare. E poi le saltano addosso come tante... Era il suo unico figlio, ingegnere? È successo davanti a una scuola pubblica? Ci sono stati dei contatti con i rapitori. Al momento del rapimento, come stavano i bambini di salute? Ma i bambini sono stati rapiti all'uscita della scuola? Senta, i rapitori si sono fatti vivi? Non sappiamo nulla di nulla, non abbiamo la minima notizia, nessun contatto. Ma si tratta davvero di un sequestro per estorsione o ci saranno altri motivi? E quali? Vendetta? L'ingegnere non ha nemici. Quanto a Colella, un artigiano che nemici potrebbe avere?
E comunque l'ingegnere è fortemente intenzionato a non tirar fuori una lira. Certo, nemmeno una lira, esatto. Io vendo tutto. Vendo tutto quello che ho, io do tutto. Tutto. Ci sono dette molte inesattezze sul patrimonio dell'ingegnere. Si parla di miliardi, sì, miliardi ormai la gente crede che si trovino sugli alberi. Ma la verità è un'altra. La verità è che l'edilizia è in crisi e che l'impresa Filippini ne ha risentito. Negli ultimi tempi la mancanza di liquidi è diventata preoccupante. In più di un caso si sono dovuti accettare in pagamento degli appartamenti vecchi per i quali, come voi potete immaginare, non c'è alcun mercato. E l'ingegnere non ha altre attività che gli consentano di realizzare delle forti somme. 10 miliardi. 10 miliardi? Da dove saltano fuori queste fantasticherie? Volete rovinarmi? Ma se non abbiamo avuto nessun contatto. Da dove saltano fuori questi 10 miliardi, eh? Prego, un minuto, per favore. Vi chiediamo di aiutarci. Pubblicate che i genitori rivolgono un pressante appello ai rapitori perché prendano contatto con la famiglia, usando qualunque mezzo, qualunque tramite, ma soprattutto che diano una prova concreta che Antonio e Fabrizio stanno bene. Altre domande? No, grazie. Grazie. Auguri. Scusi, ingegnere, le dispiace. Può venire un momento? Lei è un artigiano? Sì, specializzato in motocross. Dipendenti? Ma che dipendenti? Mio figlio. E lavorava? Suo figlio lavorava con lei? Ma certo, lo credo bene. Ha 12 anni. In attesa di diventare giornalista, impara un mestiere. Hanno chiamato. Ah, sì? Sì, vogliono che sia io il tramite. Telefoneranno qui per ingannare la polizia. Ma i veri contatti vogliono che avvengano soltanto mio tramite. Meglio così. Mi hanno telefonato a casa mezz'ora fa. Se mi richiamano, che cosa vuole che faccia? Non lo so, ma nel frattempo dica che trattare con lei va bene, poi vedremo. È la donna dei rapitori. Ah, finalmente, era ora, mi cominciava a stufare, ma quando ci vado ad andare via? Lascialo stare, non lo vedi che dormi? Si può sapere che male ti ha fatto? Oh, viene, papà mio, e pestaggia la faccia a tutti quanti, a te e gli altri pestaggia la faccia, vieni e ve rompe! Ma perché? Sono 3 giorni ormai. Possibile che non si siano fatti vivi? Se sono i soldi che vogliono, dovranno pure farci sapere qualcosa, no? Hanno il coltello per il manico, perché dovrebbero avere fretta? Siamo noi che abbiamo fretta. E poi tutti questi amici che telefonano. Io li capisco, sai, sono carini, ma... se poi quelli telefonano e trovano occupato, Troveranno un modo. Io intanto domani vado in banca. Preparo tutto così, se quelli dovessero chiamare, è tutto ok. Non ti preoccupare, ci penso io. È inutile aspettarsi un contatto. Adesso c'è troppa tensione in giro e quelli aspettano. Sarà uno dei soliti seccatori. Cosa? Quanto? È impossibile! Erano loro. Oh, finalmente! Non c'è niente da essere contenti. Chiedono 10 miliardi. Ingegner Filippini, la cifra è di 10 miliardi. Le diamo 3 giorni per prepararli. Ci rifaremo vivi. Stia bene. Tiene la voce che inganno sto facendo, eh? Ma allora, Fabrizio, ma aveva detto che l'avrebbero rilasciato oggi! L'ho detto! È certo che l'ho detto! Perché sarebbe logico, no? Perché devono tenersi in mano un bambino che non vale niente? Oh, scusate. No, ma volevo dire che per quella gente lì sono solo i soldi che contano. Per loro vostro figlio è un imbiccio. È solo quello dell'altro che conta. Ah, certo.
Se la merda avesse un valore, i poveri nascerebbero senza sedere. E che faccio? Sto qui ad aspettare che l'ammazzino? Ma non l'ammazzano, non l'ammazzano. Quella è gente ben organizzata. Che agiscono secondo un calcolo preciso, spietato, ma preciso. E la gente che non fa niente se non ci stanno i soldi. Nemmeno un omicidio. Allora perché se lo tengono? Ma perché? Perché è uno di più che gli è capitato tra le mani e non vogliono correre rischi. Non vogliono che possa dire qualche cosa che ci aiuta a capire dove l'hanno portato. Poi lo rilasceranno quando rilasceranno il figlio di Filippini. Ma qui dicono che Filippini non paga. Non paga. Ma voi avete sentito la cifra che chiedono? Sì, sì. E allora? Quelli quasi sempre poi trattano. Perché siamo logici, è il loro interesse chiedere una somma che la vittima poi possa pagare. E io dovrei aspettare, sperare che questo tizio abbia abbastanza suo figlio per pagare il riscatto. E che succederà intanto, che succederà? Colella, ma salve, scusate, ma io cosa ci posso fare? Ma che ne so io, siete voi la polizia, non sono mica io. È quel tizio che mi ha chiesto di non far niente. Ma se non paga allora, fate qualcosa. Ma ci stiamo muovendo, colella, ci stiamo muovendo. Ah sì, muovendo. Certo, con un po' di discrezione, proprio nell'interesse di salvaguardare la vita di questi due ragazzi. Se spaventiamo i rapitori, è peggio. Ma che peggio, una cosa è sicura, che non li spaventerete mai. Tu che dici? Sarà passato un giorno? Un giorno? Ma tu non ci stai proprio più con la testa. Ah, per me un giorno o due al massimo. Accidenti, mi hanno fregato l'orologio. C'era pure il calendario. Apposta l'hanno fregato, no? Un giorno o due. Ma che dici? Una volta ci hanno dato la pasta asciutta, una volta le fettuccine, una volta il pollo arrosto, una volta il riso, una volta le sottilette, una volta il prosciutto, una volta le bistecche. Hai voglia? Sarà poco poco una settimana. Come? Una settimana? Spostati. È il registratore, parliamo. Mamma, papà, mi hanno rapito. Venite, presto, fate presto. Oh, e a me niente, a me non mi fa parlare. Papà, papà, sbrigati, vieni che li stendemo. Vieni, papà, che li stendemo. Quando si metteranno in contatto con lei, dica che per prima cosa debbano descrivere quello che Antonio indossava quando lo hanno preso. In modo che io sappia, in altre parole, una prova. Secondo, che chiedano un prezzo meno folle. Che mi facciano una proposta più sensata. Ma cosa credono? Mi hanno preso per lo scià di Persia, per Dio. Ma, ingegnere, non mi ascolteranno. Appena comincio a parlare, mi dicono di tacere, quelli danno soltanto gli ordini e basta. Ma devono trattare, è nel loro interesse. Insomma, l'avvocato parte oggi per Zurigo, farà quello che deve fare e sarà di ritorno domani o dopodomani. Ormai è questione di pochi giorni e tutta l'operazione sarà completata. E a quel punto, noi saremo pronti. Per quanto riguarda la polizia, con loro possiamo star sicuri. Non ci sono problemi con la polizia e anche con la stampa ci ho parlato io. Loro dicevano che era un fatto di principi. E io gli ho detto che me ne fregavo dei loro principi. Tutto quello che mi interessa è riavere mio figlio. Riavere Antonio subito. Comunque bisogna ridurre la cifra. Si ricordi, Lina, che è tutto nelle sue mani. Non una parola con nessuno, capito? E questo significa neanche con mia moglie. Insomma, si chiuda dentro casa e non esca per nessun motivo. Lei è in vacanza. D'ora in poi la chiamerà l'avvocato da fuori. Quando penso a quel poveraccio, a quel Colella, mi fa una pena. Ah, le fa pena? Perché io e mia moglie, allora, cosa crede? Che noi ci stiamo divertendo? Ma insomma, i telefoni, li avete sotto controllo o no? Ma come no? Ma tutti i telefoni sono sotto controllo. Pure quello dell'avvocato. Ma quindi chissà chi avranno chiamato per un contatto. Un parente, un impiegato. Voi dite che i contatti sono avvenuti? No, non mi fate dire quello che non ho detto. Potrebbero. Avrò pure il diritto di essere messo al corrente. Ho la mia parola da dire. La mia opinione non conta. Cole, ma voi non ragionate. No, io vedo che voi non ragionate. Oggi il sequestro a scopo di estorsione è un'industria redditizia. Ve lo dovete mettere bene in testa. Ma lo sapete che l'anno scorso 24 sequestri hanno reso 50 miliardi? Per quello che ne sappiamo noi, Perché poi c'è pure quello che paga 10 e dice che ne ha pagato soltanto 2. Sì, ma Filippini li ha 2 o 10 miliardi. Ma ne avrà anche 30, 40, 50, ma cosa vuol dire? Che ne so. Che non deve trattare, che piglia e paga subito. E lo ripeto, il sequestro a scopo di estorsione oggi è un'industria redditizia.
Il bandito è un industriale, un signor industriale che tratta l'affare usando anche un linguaggio diverso. Oggi sentite cose come un pacchetto di proposte, la piattaforma, o cazzo che li strafotte. E poi c'è anche il sequestro a scopo politico. Allora là siamo nel casino più completo, eh? Allora là ne vedete di tutti i colori, bianco, rosso, verde, arancione. E poi vi dico una cosa, guardate, colè. Io non ho mai visto nessuno che ha pagato riscatti altissimi, è vero. Chiudere botteghe, chiudere l'azienda e dire io ho pagato e mi sono rovinato. Io non so come cazzo fanno, tengono la bacchetta magica per la fabbrica dei miliardi. Mai visto nessuno che ha pagato 2 o 3 miliardi e dire ho pagato e mi sono rovinato. Mai visto. Senta, io non capisco, non lo capisco quest'uomo. Insomma, commissario, se io avessi una minima parte di quei maledetti miliardi, sarebbe già un pezzo che l'avrei dati, anche a rischio di rovinarmi e di... Colella, voi vi vendereste l'anima, pure gli occhi che avete in fronte. Quello invece negozia. Pure sulla pelle del figlio. Sì? Pronto? 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 Chi è? Non sono stupida, sai. Ho capito benissimo. Tu la tiri in lungo perché non vuoi pagare. Ma che cosa stai dicendo? Lo sai bene che avrebbero dovuto richiamare per stabilire il procedimento e non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto! Perché non mi credi? Lo avresti saputo se avessero chiamato, visto che stai a casa tutto il giorno. Ti conosco bene, cosa credi? Perfino sulla pelle di tuo figlio tu vorresti mercanteggiare. Non mi piace che tu mi parli così. Sì, sì, io parlo così perché so quello che sto dicendo. Sei fuori di te, smettila, sei incapace di ragionare. Dicono di aspettare. Aspettare e basta. Tutto quello che sanno dire. Sì, aspettare e non prendere iniziative. Ma che cosa dobbiamo aspettare? I carabinieri? 10 miliardi senza garanzia. Dobbiamo essere matti. Ma che cos'è? Una specie di poker o che cosa? Va bene, io posso giocare al poker così come loro. Ma se devo dare carte, il gioco deve essere più basso. Se glieli do troppo presto, penseranno che basti che io allunghi una mano sull'albero per prendere i soldi. Allora rilancerebbero a 15 invece di 10. La cosa più giusta sarebbe di lasciarli aspettare ancora 2 o 3 giorni. Sono sicuro che è la cosa migliore. Farli aspettare. 2 o 3 giorni ancora. Cosa? 2 o 3 giorni? 2 o 3 giorni ancora così? Ma tu sei matto! Subito bisogna darglieli, subito! Stiamo discutendo la procedura per pagare il riscatto. Ma non sono mica sordo, ho capito benissimo. E lei mi ascolti bene. Se non glieli porta immediatamente, io mi attacco al telefono e metto un'inserzione sul giornale che si mettono direttamente in contatto con me. Pago io, pago tutto. Ne pago anche 20 di miliardi, così, sull'unghia. Purché mio figlio torni. E quel poverino che è con lui. I soldi di mio marito, dell'impresa Filippini, sono praticamente miei, lo sa. Certo, se li fate con la mia dote. Lei non lo sapeva, eh? E adesso lo sa. E io voglio mio figlio. Subito, subito, subito! Ma allora mi spieghi, dei soldi che se ne fanno? Se lei dice che sono segnati e si rintracciano. Insomma, il più delle volte si ritrovano, si... Eh sì, perché chi segue il rapimento? Sono dei bassi manovali, eh? No, ma chi lo organizza invece? È gente che sta molto su. Gente ben organizzata, che arriva dove vuole arrivare. Quelli, i miliardi di Filippini, dalla Svizzera ritornano in Italia belli puliti puliti come l'abito di una sposa. E magari nella stessa impresa di Filippini, senza che lui lo sappia. D'accordo, questo lo capisco, ma cosa c'entra mio figlio con tutta questa merda?
Polima, madonna mia. Ma vostro figlio non c'entra per niente. Lo tengono per sbaglio in mano. E lo libereranno quando libereranno il figlio di Filippi. E che così è. Ecco, sarà libero quando sarà libero l'altro. Ma è questo il punto. Io sto qua come un imbecille che per salvare la pelle di suo figlio deve aspettare che questo tizio si decida a pagare. Perché negozia. Ma negozia, negozia. Negozia. Ma che cazzo non le trovano? Quello negozia. Negozia. Non mi sta bene. No. Ancora nessuna notizia del dodicenne Antonio Filippini, figlio del noto costruttore. Il ragazzo, come noto, è stato prelevato da 3 individui all'ingresso della scuola con un suo amico, Fabrizio Colella. Ed ora notizie dall'estero. Sempre le stesse storie. Io non capisco però sto Filippini. L'avvocato è pure tornato dalla Svizzera. I soldi stanno nei sacchi da 3 giorni. Ma cosa aspetta? Notizie dalla polizia? No, la polizia no, non ci proveranno. E allora come ragiona sto fesso? E pagano, stronzo. Diamogli altre 48 ore. Ma se entro 48 ore non paga, dovremo convincerla. Sì. Ah, era lei allora prima. Io no, non ho telefonato. No, ma come? Come? Un momento fa, 2 squilli, non li ha fatti lei? Evidentemente sono loro, per controllare che lei sia lì. Ma no, cerchi di tirare ancora un po' per le lunghe. Cerchi di guadagnare ancora 3 giorni almeno. E non più di 3 miliardi. Lo so, ma cosa vuole che le dica? Lo sa come ha fatto lui, no? Filippini cercherà di risparmiare il più possibile. D'accordo. Va bene. Colella! Daniele, io passavo da queste parti, allora mi sono chiesto perché non andiamo a fare 2 chiacchiere con l'amico Colella. E allora mi sono affacciato da qua. Come andiamo? No, questo è per Fabrizio, per quando torna. Grazie, spero proprio che ritorni presto. Vede, commissario, quando ho perso mia moglie, sua madre, insomma, io mi sono trovato così, da un giorno all'altro, mi sono trovato a fare da padre, da madre, con tutte le responsabilità. Ho dovuto anche smettere le competizioni. In tutti questi anni ho cercato di non fargli mai pesare la mancanza della mamma, però adesso niente. Io mi sono sacrificato per lui e quei delinquenti me lo tolgono. No, non è giusto. Adesso sento io la mancanza della madre. Sì, è così, proprio così. Non ce la faccio più, mi creda. Non riesco più a vivere, è una situazione terribile. Insomma, io dico, sono 12 giorni che l'hanno preso e non si sa niente. Che gli hanno fatto, come sta, dove l'hanno portato? No, niente, nessuno sa niente. È silenzio, solo silenzio. Ma il silenzio della stampa è stato voluto da loro. Ma chi loro? Dall'ingegnere Filippini e dai banditi. Sì, ma io no. Lo so. Comunque, io ho l'impressione che questo silenzio vuol dire qualcosa, che insomma sia un buon segno, che stanno... Lei non parla, eh? Ma non è che sapete qualcosa, vi comportate così per farmi piacere, per calmarmi. Fate voi. Fate voi. Come sa? Ma qualcosa di sicuro, la sapete? Colella, voi dovete ragionare. Ragionare. L'ingegnere Filippini è un uomo potente, c'è amicizia, parenti, impiegati, avvocati. E l'avvocato. Se io sapessi che sta facendo l'avvocato di Filippini in questo momento, io potrei dire a che punto siamo. Era lo stesso che telefonava? Come si fa a dirlo? Non so, forse era un altro. Che cosa ha detto precisamente? Ha detto, preparate un vestito nero. Un vestito nero? Chi? Non lo so, non l'hanno spiegato. Prenda tempo, Lina. Offra 5. Io faccio come volete voi.
Venga avanti, Colella. Non si è fatto più vedere. Ha fatto bene a venire oggi, perché credo che le cose si mettano bene, fortunatamente. Immagino che lei sappia che ero tenuto a tacere perché sono cose delicatissime e basta un niente per far saltare tutta la faccenda. Che aspetta a pagare? Sto cercando di spiegare. Mi ascolti bene, Colella. Questo è un affare come un altro e solo come tale intendo trattarlo. Lei considera i nostri bambini come un affare. Questa gente chiede 10 miliardi. Forse lei non lo sa quanti soldi sono. Certo che non lo so. Quello che so è che io vendo tutto quello che ho. Lei faccia altrettanto e salviamo i due bambini. Facile per lei dire vendo tutto, non ho niente. Io lo salvo, Antonio, ma non ho nessunissima intenzione di pagare i 10 miliardi che chiedono loro. Non arrivo neanche a metterli insieme in così poco tempo. Così ho fatto una controfferta. 5 miliardi puliti. I due ragazzi, liberi. Tutti e due, ho detto a quei bastardi, ha capito? Troppo buono. E cosa hanno detto? Non sono mica stupidi, cederanno. Vedrà, hanno la stessa fretta che ha lei di concludere l'affare. Certo. Allora aspettiamo ancora un po' e vedrà che alla fine saranno loro a darci dei soldi. Dannazione. Buongiorno. Che sta succedendo? Perché avete deciso così? Non hanno pagato. Ma lo farete voi. State calmi. Adesso ci sono qua io. Ma perché? Bello questo posto, eh? Non ci sono case intorno. A questo affare ci penso io. Prendete il bambino. Sì? Come? Dicimi sì. E quale dei due ragazzi? Ah, non si sa. Vengo subito. Una mano. Ingegnere Filippini, per cortesia, il commissario Magrini, urgente. Ingegnere, vengo subito a prendervi. Non mi chiedete niente, ingegnere. Vengo subito. Sì, ingegnere. Vengo a prendervi subito. Colella. Colella!
Fabrizio. Bambino mio, non puoi lasciarmi solo. Fabrizio, ma perché? 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 No, 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 no. Fabrizio, è impossibile. Non è vero. Non è giusto. Fabrizio, perché? 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 Si calmi adesso. È morto per colpa tua. Per i tuoi maledetti soldi. No, io vorrei... Tu l'hai ucciso. Per i tuoi sporchi soldi. Ma no, mi ascolti. Tu l'hai ucciso. Va via. Va via. No. Va via! Sì.
880045 Aquila. Hai sentito? Sull'autostrada hanno trovato un bambino. Quale? Quello che avevano rapito, il figlio del costruttore romano. Quando? Stanotte, l'ha detto oro la radio. Erano le 4. Meno male. Poveretti, chissà che paura. Dicono 10 miliardi, ma la cifra non si sa. E quello che avevano ammazzato? Quello lo hanno ammazzato perché il costruttore non si decideva ancora a pagare. Ah, quello povero sì e l'altro no. Perché lo vuol sapere? Per un tamponamento. Proprietario risulta Policriti Antonio, residente a Vario, via del Carmine 3. Fastidio? Bella macchina. È la vostra? Sì, da fastidio? Che cosa volete voi? Attento, attento, non ha sentimenti. Jacoma, non te ne curare. E allora? Anch'io avevo un figlio. E siete venuto fino a qua per dirmelo? No, per uccidere chi me l'ha ucciso. Allora non è qui che dovevate venire. Io non so di che cosa parlate. Lui non c'entrava. Per voi non valeva niente. L'avete ucciso per dimostrare quanto eravate carogna a Filippini. E così avrebbe pagato. Te l'ho detto che non hai sentimenti. Calmati, sta zitta. Se continui a negare, uccido anche loro. No, voi non sembrate pazzo. E allora vi sbagliate, spiegatemi meglio. La macchina. Ero lì ieri, quando hanno caricato i soldi. La mia macchina? La tua. Oh, Santa Ita. Per quello che so io, ieri la mia macchina è stata tutto il giorno in garage. Io ero in campagna, al potere. La verità o sparo? No, no! Per l'ultima volta, la verità. È colpa mia. Pino mi ha chiesto la macchina. Lo so che tu non vuoi. Chi è questo Pino? È suo fratello. E dove si trova? All'osteria, dalla mattina alla sera. Chiedete del biondo e fatevela con lui. E adesso andatevene via! Andatevene via! Pino il biondo. Quando viene? Chi lo sa? Qualcuno sa dirmi dov'è Pino il biondo? Il genero di Don Antonio? Se volete bere, dite. Qui si chiude presto. A quest'ora? Ah, una birra. €200. Gracias.
Un Fernet Branca. Fermo. Pino il biondo. È là di fuori? E chi? Io non lo conosco. Ma dai, li ho visti. Guarda che ci deve essere uno sbaglio. Io non lo conosco. Cammina. Le mani lungo il corpo. Dai! Venuto da fuori, capisci? Oh, chi? Per chi lavori? Gente di Milano. Era la Brona che aveva i contanti. Quello che ho investito. Anche lui era come me. Era solo un esecutore a tanta giornata. Noi non si voleva, lo giuro. Niente morti, si era detto. Ma poi è venuto un ordine. E insieme all'ordine quel maledetto con la pistola. Il suo nome. Il suo nome! Non lo so.
Anche stasera il colella è rientrato. Ho lasciato un uomo fuori del garage. Hai fatto bene. Peggiori, fai protocollare queste due lettere e portalo alla precura, va? Come va l'operazione? L'operazione è in corso. Soltanto ora abbiamo avuto l'autorizzazione a procedere. Commissario, fate conto che la legge tagliasse tutti i ponti coi banditi, i familiari, gli amici dei familiari, bloccasse i telefoni, incriminasse la madre e il padre del sequestrato con la stessa pena che si dà ai sequestratori, 30 anni. Ci siamo capiti, commissario? I sequestri finirebbero. E se in questa nostra bella Italia non ci fosse più nessuno che se ne andasse in giro con una disponibilità di 10 miliardi, così da un giorno all'altro come se fossero noccioline, anche in questo caso i sequestri finirebbero. Ma cosa volete, la rivoluzione? No, io voglio sapere dove sta Colella, perché io al posto suo un macello farei. Ancora indietro, dai! Così! Forza. Buongiorno, sono venuto a ritirare due sacchi. Ah, prego, sono lì. Seguivamo il furgone. Dove? A Milano. A Milano. E poi? Al casello d'entrata. E poi? E poi niente. Ci sono altri al casello che aspettano. Eccolo là.
cosa vedete? Una moto. C'è anche una machine pistol. Voi l'avete visto. Io ho aperto e avete visto quello che c'è qui dentro. Nient'altro. No. Tu! Vieni fuori. Allora, cosa hai da dire? Basta. Allora, dove l'hai messo il carico? Ma cosa ti sei messo in testa, lattaio di merda? Cosa credi di avere fatto? Falli uscire. E te lo dico. Come? Sì. Falli uscire. E ti dico tutto. Andate. Non sono un gelataio. Sono il padre del bambino ucciso. Che avete ucciso. Sì. Sì. Il padre di quello. E allora perché ti sei fatto beccare in questo modo? Non hai capito. Non mi sono fatto beccare. Sono venuto qui apposta. Perché? Tanto non potete farmi niente. Qui sto tranquillo. Se mi ammazzi peggio per voi. Solo io so dove sono i soldi. Allora adesso dovete trattarmi con i guanti gialli. E cosa vuoi? Voglio la metà. Puoi stare tranquillo, i soldi ve li do. Ma la metà soltanto. L'altra a me. E cosa te ne fai? La metà la voglio pulita. Io so che quei soldi non valgono niente. Sono segnati. Ne voglio la metà, intatta. Io vi do 10 miliardi e voi me ne date solo 5. Puliti. Tutto sbagliato, figliolo. Cambiare il denaro costa. E questo anche un imbecille come te lo può capire. E allora, se la tua proposta rimane questa, non c'è niente da fare. Se diventi più ragionevole, allora posso anche chiamare. E a chi devi chiamare? Tu non sei abbastanza importante? Tu non sei abbastanza importante. E lo sai perché? Perché adesso io telefono, ma se questi dei 10 miliardi se ne sbattono, tu tra poco muori. Capito? Voi due! Ah, trattatemelo bene, perché questo è un amico prezioso. Aspetta al telefono. Non corriamo rischi. Facciamolo liquidare. È tanto peggio per i soldi. Sì, ma poi noi possiamo sempre provare a spiegarci. Ma ci crederanno quelli? Lo sai come ragionano. A me devono credere. Non sono mica un principiante. Appunto. Offritegli un miliardo pulito già in Svizzera. Un miliardo è sempre un miliardo, per Dio. Il 10% in meno non sarà la fine del mondo. O un imprevisto può capitare. Per una volta, invece del 90, intascheranno l'80%. Ma come? Ti hanno ammazzato il figlio, l'unico figlio. E tu te lo immagini a terra, distrutto, infelice, accasciato, pieno di guai. E invece no, lui pensa ai soldi. Tratta, negozia. Tratta pure, va. Dicono di trattare. Voglio parlare con loro. Hai parlato anche troppo. Queste operazioni costano. Ti faremo sapere quanto. È a voi che deve costare. Io me ne fotto.
Non sei più ragionevole. Lo sarò soltanto con quelli con cui potrò ragionare. Con te si parla soltanto di chiacchiere. Dimmi piuttosto dove trovo qualcuno meno scagnozzo di te. Dove ti trovo a Milano? Dimmi, dove ti trovo io? Chiamami a questo numero. Prego. Hai ucciso tu mio figlio. Nessuno di voi due mi ha ancora detto perché hanno ammazzato Fabrizio. Un uomo è morto nel tamponamento, ma c'era sangue di un altro gruppo nell'auto e armi. Inoltre il morto era un certo Taddei, un noto pregiudicato ma sinora mai in relazione a sequestri di persona. Comunque un pesce piccolo. Della macchina tamponatrice nessuna traccia. E sì che dovrebbe essere stato un bel botto. L'uomo investito a Paese è incensurato. Il Natrella, quello trovato morto al capannone, pure. La donna non si sa chi sia, una slava, una profuga. Il paese non sa neanche il suo nome. Allora i tre morti del capannone potrebbero essere collegati alla consegna dei sacchi. La località è quella indicata dall'avvocato. Se dice la verità, ma io ne dubito. Però l'esame delle gomme ha rilevato la presenza di terra simile a quella del capannone. Ah, simile, assolutamente simile. Se si potesse essere certi, direi la stessa. A questo punto siamo arenati. Le armi cosa hanno dato? Le pistole hanno la matricola limata. Le lupare invece regolarmente denunciate. Le lupare? E che adesso si denunciano anche le lupare? Commissario Magrini, lei che ne dice? No, scusate, io dico... qua ci sono 4 morti e il sangue di un quinto, no? Ci sono delle auto rubate e scomparse. Qua c'è una pistola con la matrice limata, una slava che non si sa chi sia, 2 incensurati morti, un pesce piccolo vivo ma che non serve a niente. E questo è un casino, ma soltanto perché mi chiamo commissario dovrei capirci qualche cosa. E che cazzo? Sì, ho capito. Ascoltami bene. Vieni con delle proposte. Non voglio perdere tempo. Chiaro? Il signore conosce Milano? Sì, sono venuto anni fa per fare delle gare. Buongiorno. Buongiorno. Devi trattare con me. Con te? E chi sei? Che conti? Io voglio trattare con i pezzi grossi che possono decidere. E invece devi trattare con me. Ti ho già detto di no. Ti rendi conto di quello che ho fatto? Sono corso dietro i soldi e ho trovato te. E ormai non mi fermo più. Tu vorresti fare lo stesso. Ma non ti porterò fino ai soldi. Io voglio... delle garanzie. Accordiamoci prima sulla cifra e dopo parleremo delle garanzie. Prima le garanzie. Con te non ci parlo nemmeno. Voglio facce nuove, importanti. Diamogli corda e lo portiamo caldo caldo a dire di sì. Ci penso io. No. Io non sono d'accordo. E va bene. D'ora in poi mi limiterò solo a sorvegliarlo. Ma voi pensateci prima di mandare quella persona. Va bene, va bene. Io tutto quello che faccio è non perderlo di vista. So che è una persona molto preziosa. Sì. L'affare non lo tratto più io. E chi lo tratta? Non so. Arriva tra pochi minuti. Sistemerà tutto.
Come la riconoscerò? Si farà riconoscere. Ti dirà Utah e tela di Scozia. E tu rispondi grezza o colorata. Capito? Ho capito. Scagnozzo. Signor Colella. Lei. Mi riconosce? Sì, sì, ma mi scusi, sto aspettando qualcuno, non ho tempo. Sì, lo so. Credo che lei stia aspettando me. Utah e tela di Scozia. Utah e tela di Scozia. Utah e tela di Scozia! Nascondilo! Nascondilo! No! No! Nascondilo! La prego, mi ascolti, basta! Parla! Che devi dirmi? La capisco. La capisco. Se lei mi ammazza, va bene. Ma prima mi ascolti. Sono venuta qui per lei. Per dirle in che guai si è cacciato. Lei non lo sa, ma io sì. E allora prima mi ascolti. E poi faccia quello che vuole. Ma ammazzi pure. Sono 10 anni che lavoro per quella carogna di Filippine. Lei non può immaginare come mi ha sfruttato, cosa non ho fatto per lui. Lei non lo sa. E invece mi aveva come incantata. Tutti i suoi sporchi affari glieli ho mandati avanti io. Le bustarelle che ho mandato ai ministri. Tutte le tasse che ho alterato, lei neanche lo sa. Sono andata a letto con tutti i suoi clienti. I suoi soldi in Svizzera li ho portati io. Non mi interessa parlare di Filippini. No, e invece no. Io devo parlare. Io devo sfogarmi, capito? Se no lei non capisce perché sono qui. Tu sei qui perché ti hanno mandato quelli. Quelli? Quelli non so nemmeno chi sono. Un bel giorno arriva uno e mi dice: questi sono 50 milioni. 50 milioni per un'informazione. Io dico di sì. Anzi, non dico né sì né no. Quello lascia i soldi e se ne va. Dopo un mese, improvvisamente si rifà vivo. Chi lo poteva sapere che si trattava di un sequestro? E che ci poteva morire un povero bambino? Io non dormo più. Ma non immaginavo che potesse entrarci suo figlio. Di Filippini, invece, credevo che avrebbe preso un po' di paura. E poi avrebbe sganciato i soldi e amen. Invece, mi creda. Mi creda, io ho tutte le colpe, tutte, ma non quella della morte di suo figlio, quella no! Colpa o no, non importa più. Siamo qui per parlare di soldi. Parliamone. E allora cosa credevi? Che sei stata messa al corrente per i tuoi begli occhi? Che cosa gli hai detto? La verità, tutta. Per fortuna quella che sapevi te, ad ogni modo come l'ha presa. Voglio sapere anch'io tutta la verità. È un bastardo come te, pensa soltanto ai soldi e basta. Quello è un dritto, vedrai che ce la farà. Ad ogni modo, c'è della gente che vuole avere notizie di prima mano. Ecco qua. Domani mattina alle 11. Mi raccomando, sii puntuale. Ah, e per quanto riguarda il bastardo lassù in cima, mi raccomando, acqua in bocca fino al nuovo ordine. Ciao. Noi riferiamo.
farle. Buongiorno. La segretaria di Filippini ha preso contatto con Colella. È tutto sotto controllo. È partito da 5 tanto per fare una cifra. Ma per un morto di fame come lui, 5 o 2, 3 o 4 è sempre la stessa cosa. Comunque è intenzionato seriamente a entrare nell'affare. Rischiamo grosso. Anch'io la penso così. A questo punto bisogna decidere. Del resto Pardi, il nostro fiduciario a livello esecutivo, non perde un attimo di vista Colella. Accomodatevi. Grazie. Vi serve qualche altra cosa? No, mi creda, di 5 non se ne parla neanche. Però io ho fatto un buon lavoro per lei. Li ho convinti. Convinti chi? Chi? Ma già che ci siamo, allora perché non mi chiede la luna? Gliel'ho detto, io non so chi sono, capito? Non lo so. Con chi dovrei trattare? Ha trattato con me, stiamo trattando, no? E allora, poi va e parla con quelli. E mi faccia il piacere, non mi chieda più chi sono, perché io non lo so. Lei diceva che li ha convinti, ma convinti di che cosa? Li ho convinti che lei è una persona seria e che è molto interessato a questo affare. E immagino che gli avrà anche spiegato il mio punto di vista. Bene, ho chiesto 5 miliardi. 5 miliardi sono importanti, ma non tanto. Voglio dire, sono pronto a dare una somma sufficiente per entrare nell'operazione. Se 5 bastano, va bene. Se no, dicano loro. Sì, ho capito, certo. Questa proposta gliel'ho riferita. E allora? Allora è tutto pronto. Domani a mezzogiorno si deve trovare all'Istituto Finanziario Internazionale, che sta in via Como 3. Lì chiederà del dirigente. Chi è? Ah, chi è? Non lo so chi è. Lei entra e cominciate a parlare. Lasci che conducano la conversazione loro. Poi, se lei ci sa fare, domani a mezzogiorno è sistemato tutto. Lei ha detto Istituto Finanziario Internazionale, via Como 3 a mezzogiorno. Sì. Mi scusi, ora devo andare. Allora confermo? Confermi. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Che fa lei qui? Vorrei venire con lei. Venire con me? Da quelli? Sì, potrei esserle utile. Vabbè. Andiamo. C'è il signor Colella. Ah, bene, fatelo passare. Comunque adesso, signori, mi sembra opportuno parlare del caso Filippini. Evidentemente ci troviamo a un punto morto, vi pare? Certo. Ascoltatemi ora. A quel tizio abbiamo ammazzato il figlio, non dimentichiamolo. Io credo che non voglia trattare. Spariamogli 6 colpi in testa e chiudiamo la faccenda. Signore, di Filippini è piena l'Italia. Perché rischiare per un singolo caso che si è ingarbugliato? Non abbiamo nessuna convenienza. Comunque, sentiamolo pure. Prego, signor Colella. Signor Colella, siamo informati che lei vuole investire presso di noi. Ne siamo lieti. Abbiamo preso qualche informazione e mi sembrano alquanto buone. Quindi possiamo iniziare senz'altro le trattative. Proporrei che cominciassimo con uno scambio di vedute circa l'entità della somma che lei pensa di investire qui. Sappiamo che l'ammontare della sua richiesta si aggira sui 5 miliardi di lire, se non erro.
Tuttavia, credo che la cifra sia di 2 miliardi che noi in questo attuale momento siamo preparati a considerare. Comunque su questo ci metteremo d'accordo. Ora lei dovrebbe farci sapere le modalità, cioè come pensa, come vorrebbe trasferirci questa somma. Non so se mi ha capito bene. Mi ascolti attentamente, signor Colella. Lei dovrebbe farci sapere le modalità di consegna. Mi pare giusto, no? Insomma, voglio dire, dove si trova esattamente quel denaro? Dove lei tiene questi soldi? Li ho bruciati. Chi ha dato l'ordine d'uccidere mio figlio? A che ti serve ormai? Se hai ammazzato tutti quelli che stavano lì sopra, ormai è morto anche chi ha dato l'ordine. Grazie, è quello che volevo sapere. Sei tu che hai ucciso mio figlio? Quando viene ordinata un'esecuzione, la colpa non è mai del boia. Io ho ammazzato tanta gente, ma non ho mai fatto soffrire nessuno. Sei del mestiere. Sparami in un posto buono. In fronte. Dietro la nuca. È come se qualcuno staccasse i contatti.
coglione! Sparami dietro l'orecchio, come ho fatto io a tuo figlio.